considera già spacciato. Ligan ha chiuso i battenti in maniera, secondo me, un po' troppo affrettata. Il Lione, come il Paris Saint-Germain, ha il problema di arrivare comunque ad affrontare la partita di ritorno degli ottavi di finale contro la Juve in una condizione decente, e non solo fisica ma anche mentale. Fra l'altro, il Lione in questo momento, col campionato bloccato, sarebbe fuori anche dalle coppe per la prossima edizione. Può essere veramente l'anno buono per la Juve, che è forte, che è concreta, che è compatta e che, riprendendo la stagione, la Serie A, potrebbe veramente arrivare fino in fondo su tutti i fronti. È molto difficile poterlo dire, non è diplomazia, ma diciamo che qui nessuno è spacciato se dovesse esserci ancora il calcio. Tra l'altro, Furio, approfitto anche per ringraziarti proprio a livello personale, non solo ovviamente come partecipante, ma come spettatore, perché grazie a te, grazie alle persone come te, possiamo ancora dare un senso alla domenica sportiva, senza voler ovviamente riprendere titoli di trasmissioni estremamente note, perché veramente ormai l'astinenza dal nostro pallone si fa sentire, è diventata troppo forte. Dipenderà comunque, rispondendo alla tua domanda, da tantissimi fattori. Effettivamente in Serie A si potrà riprendere. Io dico anche, e questa un po' è una risposta anche al presidente del Lione, è chiaro che se alcune squadre, vedi in Bundesliga, dovessero riprendere e altre no, saranno sicuramente avvantaggiate, perché un conto poi arrivare al mese di agosto già carichi, già con i muscoli a posto e forse anche con qualche infortunio, però mi verrebbe da dire, come una squadra della Bundesliga, quindi mi viene in mente chiaramente il Bayern Monaco, è un conto giocare dal nulla. Però la Juve ha anche dei giocatori diciamo fisicamente estremamente fragili, quindi dovesse preparare solamente la Champions League, non la vedrei poi così spacciata. Parlo ovviamente della Juve, ma potrei parlare anche del Lione. La Juve in questo caso potrebbe avere delle frecce al suo arco. Ti cito su tutti un giocatore come Sami Khedira, che sicuramente dovesse riprendere il campionato. Non dico che si infortunerà certamente, però ha ad alte probabilità di poter ricadere nei suoi infortuni, mentre forse giocando soltanto quelle 4-5 partite in agosto potremmo averlo anche disponibile. Idem, ovviamente Cristiano Ronaldo, che è un giocatore fisicamente integro, ma che forse a preparare solamente delle partite potrebbe essere più carico del solito. Non dimentichiamoci che dovesse riprendere il campionato si giocherebbe a un ritmo serrato. Io ironicamente lo confermo, l'ho definito una sorta di Coppa Cobra ciclistica di fantozziana memoria. Si conteranno probabilmente i morti e i feriti. Daniel, non ci crederanno, in questo momento ti invito, non solo ti invito, ma ti invidio, ma ti invito a seguire in diretta Melissa e il suo tablet, perché i tifosi della Juve sono scatenati e vogliono avere notizie di prima mano da te, e quindi, beh, meglio parlare con Melissa che non con me, soprattutto per la telecamera. Melissa. Esatto, Buonasera, Daniel, Melissa. infatti come sempre arrivano molti messaggi per te e proprio poco fa c'è scritto Giampiero. Ho appena guardato poco fa tutti i gol di Trezeguet con la Juventus. Spero si pronunci Sì, così. È precisamente bravissima. questo il giocatore che manca alla Juve, uno che occupi l'area, che sia letale, che sappia muoversi e dialogare nel campo con la squadra. Ma sicuramente Trezeguet è un giocatore che ha fatto la storia della Juve. Io in questo momento qui ovviamente ho un bellissimo ricordo di lui, ma anche un rimpianto, perché sarebbe troppo facile inquadrare sempre tutto da un punto di vista solamente positivo, solamente diplomatico. La Juve fece una scelta, se non ricordo male, Furio qui sicuramente mi potrà eventualmente correggere un mio errore o un mio ricordo non preciso. Era l'ultima stagione di Pippo Inzaghi alla Juventus, fu il 98-99, la Juve scelse di puntare tutto su Trezeguet. Sicuramente letale in area di rigore. Il fiuto del gol che aveva il centravanti francese, il transalpino, era unico. Però io credo che Pippo Inzaghi fosse un giocatore dai gol un pochettino più pesanti. E ho questo grande rimpianto personalmente. Però Probabilmente so che andrò controcorrente. Sì, consentimi che eravamo già nel nuovo certo. millennio, perché Inzaghi ovviamente ha lasciato la Juve per passare al Milan, è arrivato praticamente al primo anno di Ancelotti, ecco.
Quindi era 2001, 2000, perché si parte con Terim nel 2000, 2001 e arriva a novembre, arriva appunto lo stesso Ancelotti. Inzaghi era stato appena preso e poi da lì la storia la conosci meglio di me. Sì, però ti dico che Trezeguet era più completo di Pippo, era più carismatico, era più forte, insomma. L'operazione Inzaghi ha reso alla Juve sicuramente anche un guadagno notevole da un punto di vista economico, e comunque certo è che involontariamente la Juve ha innescato anche quello che era già un buon Milan per diventare il grande Milan di Ancelotti con 8 trofei in altrettante stagioni. C'è ancora qualcosa, Melissa? Sì, per... e poi Damiano che scrive: Pjanic verso l'addio, secondo me nel caso sarebbe una grossa perdita. Allora, una cosa te la devo, Furio, intanto mi viene da sorridere perché stiamo vivendo un paradosso, che tu paradossalmente difendi un giocatore della Juve e io del Milan. Io sono convinto che Pippo Inzaghi, lo dice anche la storia, fosse più abile nel segnare gol importanti, a livello caratteriale fosse più forte di Trezeguet. Detto questo, però, rispondo anche alla seconda domanda e dico che Miralem Pjanic, secondo me, con questo sistema di gioco, è un giocatore che alla Juve, tra virgolette, serve poco. Non che non sia un ottimo giocatore, che non sia un centrocampista di qualità come pochi ce ne sono, però è chiaro che con il modulo Allegri era un discorso, questo centrocampista avanti alla difesa che ha fatto delle ottime cose. Con il modulo Sarri, che vuole dei passaggi rapidissimi, Pjanic diventa più un problema che una risorsa. Quindi se la Juve dovesse veramente avere una grossa offerta, o come si dice spesso in questa fase di mercato ci saranno degli scambi, quindi potesse, perdonami il termine un po' antico, barattarlo con un altro giocatore più utile, più funzionale al gioco di Sarri, visto che con ogni probabilità, io metto sempre l'incertezza perché nel calcio è un domani ancora più incerto rispetto a quello di Lorenzo il Magnifico, chiaramente la Juve dovrebbe approfittare per rendere la squadra un'entità più vicina alla filosofia del tecnico toscano della Juve. Grazie Daniel, grazie a presto, buona grazie, serata. Grazie. Buon lavoro. Grazie per il tuo contributo. Io ripasserei